le vie dell'International GT Open, gara 1 da Silverstone, qui dove le Aquile volano basse con Serra che mantiene il vantaggio della pole position nei confronti della Lamborghini di Rick Brokers, che scattava alle sue spalle il confronto tra Venturini e la BMW di Fran Roeda, con lo spagnolo che riesce però a tenere l'M6 davanti a tutti, il testa a coda di Alexander West, che costringe anche Michele Rubla ad una gara di rimonta al box. Jérôme Moule segue con attenzione il via del compagno di squadra nonché campione in carica, già fuori dai giochi Valentin Pierburg, il confronto che animerà tutta la gara nella classe AM fra le Lamborghini di casa VSR e AEC Bratislava, con piccolo spoiler, la casa italiana che avrà la meglio per la vittoria di classe. Il confronto proprio tra Saravia e Moule nella parte finale di gara, il testa coda di Giuseppe Cipriani che rischia il doppio contatto in questa gara a Silverstone. Il confronto anche fra altri due italiani, due laziali, due romani, Di Amato e Frassinetti, con la Ferrari che riesce a passare nelle fasi centrali del secondo stint. Riuscirà poi la Lamborghini ad avere la meglio, qui il sorpasso è danni di Oliver Wilkinson che conquisterà poi la vittoria della classe Pro-Am. Audi in grande spolvero, qui transitano sia Di Amato che Frassinetti per quella che era la sesta posizione. Altra fase che vede coinvolto Giuseppe Cipriani, finire in testa coda, piccolo contatto con la Ferrari, rischia il contatto anche la Mercedes, ripartono però entrambi sotto pressione. Marco Cioci, che ha sudato anche il mirto della Sardegna in arrivo alla conclusione dei 70 minuti di gara, conquistando la seconda affermazione in campionato. L'entusiasmo di casa Luzic, come anche del team imperiale, che mette Venturini e Moule sul podio con la Lamborghini, e Saravia che recupera fino a 6 punti dalla leadership. Thank you.